È stata inaugurata a Pantelleria, di fronte alle principali autorità civili e militari dell'isola, la piscina coperta e riscaldata del distaccamento aeroportuale dell'Aeronautica Militare. Una inaugurazione molto attesa. La piscina era infatti già esistente da anni, ma non poteva essere utilizzata per la mancanza di un adeguato riscaldamento dell'acqua e dell'ambiente, oltre che per l'assenza di un'area spogliatoi. Nel 2022, durante la visita del brigadiere generale Mario Sciandra, capo servizio infrastrutture del comando logistico dell'Aeronautica, il colonnello Franco Linzalone, comandante del distaccamento aeroportuale dell'isola, aveva illustrato l'importanza di questa infrastruttura non solo per il personale della base, ma per tutti i cittadini. Si tratta infatti dell'unica piscina coperta e riscaldata del territorio, che potrà quindi essere utilizzata soprattutto durante i mesi invernali. La piscina misura 20 metri per 10 e ha un'altezza di 3 metri e mezzo nella parte più profonda. Potrà essere utilizzata contemporaneamente da 30 persone, fra cui disabili. Nel 2022 è stato ripreso in mano il vecchio progetto, sono stati reperiti i fondi e sviluppata la progettazione. Questo progetto di oggi credo sia una più bella dimostrazione della vicinanza e dei legami che legano l'Aeronautica Militare, nella sua ormai quasi centenaria storia qui su Pantelleria, alla comunità locale. Questo manufatto, questa bella piscina, ci permette di dare una mano ai nostri uomini e alle nostre donne per sviluppare la loro capacità sportiva. Allo stesso tempo di supportare l'isola in una capacità che l'isola attualmente non ha, e cioè quella di una piscina chiusa e riscaldata. Questi giorni è stato siglato con il Comune un accordo per permettere l'utilizzo della piscina aeroportuale per scopi sociali e terapeutici. Cosa significa? Significa che la piscina potrà essere utilizzata tramite il Comune, da scuole, associazioni o dalla ASL per scopi terapeutici. Questo rappresenta un valore aggiunto per quanto riguarda l'isola di Pantelleria, proprio perché durante il periodo invernale non esistono al momento piscine coperte e riscaldate per questo tipo di attività.